Ehi GS, andiamo a farci un giro? Ok. Ciao bikers, sono Gianluca Villa ed oggi iniziamo la stagione 2021. Prima prova, adventure, per l'occasione mi sono fatto anche crescere la barba, così sono un po' più grunge, come si dice, un po' più avventuriero. E proprio per provare questa moto ci siamo affidati, diciamo, a questo paesaggio molto bello della Brianza, ricco purtroppo di fango. Dico purtroppo perché le gomme che abbiamo di serie sono quelle non tassellate, quindi quelle più per una guida stradale, e un po' di strizza ci è venuta tentando la fortuna in qualche sentiero fangoso. Grazie a BMW Italia, iniziamo la stagione provando l'Adventure nella versione 40esimo, ultimo prodotto della casa di Monaco per andare incontro agli avventurieri più affamati di strada. Sì, perché questa è la versione, come sapete, del GS col serbatoio più grosso, quindi ben 30 litri, che vi consente di avere veramente tanta, tanta autonomia. Più che una nuova versione, possiamo dire che è un restyle, ma prima di iniziare, innanzitutto ringraziamo Airo con il Commander Pro, Alpine Star con la loro giacca in Gore-Tex completo e forma boots per gli stivali, nonché Kedra e Six. Ma adesso sigla! Il nuovo GS non è un vero e proprio nuovo modello, ma è più un restyle della versione precedente, questo dobbiamo ammetterlo. BMW è intervenuta in alcuni particolari in maniera netta, ovvero il faro full LED adattivo con un sistema meccanico vero e proprio, rispetto ad altri costruttori che hanno invece delle luci che si accendono durante l'angolazione, quando la moto praticamente si inclina. Altra cosa interessante sono nell'elettronica, sono state inserite delle mappe tra cui la Eco, è una mappa dedicata a consumare veramente poco, a chiudere la curva di coppia per quelle magari tappe di trasferimento o quando siete veramente a corto di carburante e volete prolungare al più possibile la gittata, diciamo il range della vostra moto per raggiungere o la sosta o raggiungere il distributore ovviamente. In totale abbiamo 7 mappe, di cui queste 7 solo 4 diventano selezionabili come tasto rapido selettore mode. Non significa che non le potete usare tutte, però per usare le altre bisognerà entrare dentro il menu ovviamente e cambiarle. Partiamo dalla Rain, che è la mappa più tarpata per andare in condizioni particolarmente viscide. Andiamo sulla Road, sulla Dynamic e sulla Enduro. A queste quindi si è aggiunta a queste quattro mappe la Eco. Infine abbiamo la Enduro Pro e la Dynamic Pro, che non sono null'altro che queste due versioni personalizzabili dal pilota in base alle sue esigenze come interventi. Il GS Adventure, pur essendo grossa, resta molto guidabile in un fuoristrada leggero per il baricentro molto basso. Anche la guida in piedi è molto comoda, ma permane un cambio molto ruvido che si impunta, quindi non all'altezza di quello che ci si aspetterebbe da un cambio elettroassistito. Per il resto la moto è disponibile anche con una sella rally, quindi una sella votata molto al fuoristrada, e anche è possibile aumentare l'altezza del manubrio con i riser. E proprio sugli interventi dobbiamo dire che è stato aggiunto l'MSR, che è sostanzialmente il freno motore, settabile in modo tale da decidere quanto intervento deve avere il freno motore sulla guida.
Il GS resta una moto abbastanza facile, nonostante le sue grosse dimensioni e il peso, perché parliamo di quasi 270 kg in ordine di marcia, ha un vantaggio che il motore boxer produce, a parte poche vibrazioni, è anche molto basso come baricentro. Il baricentro basso, non appena questa moto prende l'abbrivio, rende tutte le manovre molto ma molto semplici. Dobbiamo parlare comunque di una moto votata più al turismo lungo raggio, che non a fare il fuoristrada. Il fuoristrada è limitato a strade bianche ovviamente, ma anche qualche strada più impegnativa, ma non chiedetegli troppo, anche perché le masse in sospeso da portarsi in giro richiedono tanta abilità e impegnano molto. Il vantaggio di questo motore, che ha 100 kW praticamente, è quello di avere una coppia già a 2000-2500 giri per circa il 70% di disponibilità. Significa che anche a 1500 giri è capace di tirare nonostante sia un bicilindrico, quindi sappiamo bene che i bicilindrici vogliono girare un po' più alti e sotto sono un po' bruschi. Non è il caso di questo boxer, che ha trovato oramai nel shift cam, che in pratica consente l'alzata delle valvole differenti tra i bassi e gli alti regimi, di trovare sempre quella coppia, sempre quell'abbrivio necessario sia ad essere un po' sportivi, ma anche e soprattutto a dei viaggi comodi, carichi di bagagli e anche in due. Il parabrezza ripara abbastanza bene, le dotazioni sono al top di livello. L'unica cosa che manca in questa versione, secondo me, è il radar, che però per un enduro trova il tempo che trova. Diciamo che la concorrenza KTM e Ducati lo hanno già montato e presto arriverà anche su questo modello. Concludiamo con un piccolo mio appunto: è che l'ammortizzatore di sterzo su questa moto non è elettronico, e questo secondo me gioca un po' a sfavore di tutto questo kit, di questo prezzo, che con tutti gli accessori montati e anche il trittico di valigie sfiora i 30.000 euro. Bene biker, il servizio si è concluso tra un intermezzo di guida e non. Io spero che vi sia piaciuto, se avete delle domande fatele, se vi è piaciuto like, se volete seguirci scrivetevi, perché faremo diverse presentazioni quest'anno, sperando che questa pandemia ci dia un po' di tregua. E mi raccomando, come dico sempre io, in moto con prudenza per colpa degli altri, protezioni sempre e tanto divertimento.